Amici di Futsal Fanner, appassionati del calcio a 5 regionale giovanile, benvenuti a Spinaceto, dove la squadra di casa ospita il Lido di Ostia Futsal nel tentativo di guadagnarsi i play-off. Muove il pallone adesso Biraschi, che scambia col compagno. Biraschi risponde Piazza. Messina punta Toto, porta la palla sul sinistro. Zomparelli si distende. Messina, sicuramente il migliore dei suoi, protegge il pallone, lo dà il compagno, risponde Zomparelli e poi manca la deviazione vincente. Toto manda Dolce davanti al portiere. Dolce resiste alla carica dell'avversario, salta Piazza e poi fa 1-0 Spinaceto 70 con la maglia numero 11. Dolce porta in vantaggio la squadra di casa. Calcio d'angolo, lo scavetto per Toto che calcia al volo, la palla rimbalza due volte prima di entrare. Gabriele Toto, 2-0 Spinaceto. Dolce, la ripartenza dello Spinaceto, è un 3 contro 2, chiede lo scagno al compagno. Dolce davanti a Piazza che para. Perde un brutto pallone, adesso la ripartenza di Toppi davanti al portiere che respinge. Altra ripartenza del Lido, il tiro, la risposta del portiere e poi Messina vince il rimpallo e segna il gol che riapre le speranze per il Lido di Ostia Futsal. Disattento lo Spinaceto. Scavetto per il compagno, risponde Piazza. Ci prova adesso col portiere in movimento il Lido, che perde però un brutto pallone e allora con il pallonetto il bellissimo gol di Russo, che è il più freddo dei suoi forse in questa partita. 3-1 Spinaceto. Gira ancora la sfera, il tiro respinto dalla difesa, ma non c'è più tempo allo Spinaceto 70. Si chiude la regular season della squadra di Baldini. 3-1 il risultato sul Lido di Ostia Futsal. Sono contentissimo della prestazione dei miei giocatori. Siamo venuti qui comunque per, diciamo, per divertirci. Ormai non possiamo chiedere più niente al campionato, però sono veramente contento. Oggi sono venuti anche tre ragazzi degli allievi e abbiamo fatto una prestazione secondo me ottima. Abbiamo fatto qualche errore, ma considerando che comunque con questo caldo la partita era difficile, insomma. Poca grinta, poca voglia, questa era la partita per noi decisiva per essere sicuri dei playoff. Purtroppo questa squadra c'ha, non lo so, alcune partite proprio le snobba, ma mentalmente non riusciamo a essere veloci nelle decisioni. Arriviamo talmente tante volte, magari anche che azioni pulite, ma ci confondiamo, iniziamo a pensare tiro passo, alla fine la prendono loro, ripartenze. Cioè, secondo me dovevamo essere più cattivi, cioè noi dovevamo far vedere che siamo una squadra che può andare avanti, mentre attualmente oggi abbiamo fatto vedere ben poco.